Se anche a te piacciono i pepperoni, sei nel posto giusto. Yeah! Virtuale. Sì, la devo stoppare subito perché sennò incomincia il pippone filosofico, la cheesecake e qua. Ebbene sì, un'altra cheesecake! Salata! E quindi, bene, se siete amanti dei peperoni, questa è la ricetta che fa per voi. Un cheesecake gustosissimo da provare. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco gli ingredienti per la nostra facilissima e gustosissima cheesecake ai peperoni. 500 g di peperoni già cotti. Solo la polpa del peperone spelato già cotto deve pesare 500 g. 250 g di pane grattato. Io non lo abbrustolisco, ma se preferite potete anche abbrustolirlo. 90 g di parmigiano reggiano, 50 g di un pecorino pepato. Io uso appunto il pecorino vecchio nostro, che è un formaggio di pecora stagionato col pepe, ma qualunque pecorino di ogni regione va benissimo. 2 uova, 600 g di ricotta. Lo so che in Sicilia la ricotta è buonissima e la ricotta di pecore è super e usare quella, però io queste ricette le faccio anche per farvi vedere cosa possiamo fare con quello che abbiamo in frigorifero. E la ricotta fresca la si compra all'occorrenza, mentre questa magari ci rimane nella cassetta dei formaggi per un po' di tempo e non sappiamo poi come smaltirla, perché prima della scadenza dobbiamo trovare una ricetta che ci sia utile. Quindi voglio provarle con le cose che potete avere anche voi in frigorifero. Quindi questa è quella della Lidl. Poi 80-90 g di burro, una presa di sale, pepe non ne vedete perché ce l'ho già nel pecorino, se il vostro formaggio di pecora non lo contiene mettete anche una manciata di pepe e un po' di olio per la guarnizione. Cominciamo subito. Come prima cosa fondiamo il burro in microonde o a bagnomaria. Addizioniamo il pan grattato di un pochino di sale e di tutto il burro. Quindi mescoliamo ben bene tutto il burro al pan grattato, che lascerò un po' più asciutto, non verrà molto unto di burro perché poi il peperone perde acqua, quindi lui servirà anche, questo pan grattato servirà anche per imbibirsi del sugo dei peperoni e sarà una pappetta sotto buonissima. Volendo si può fare anche con le fette biscottate? Sì. Anche con i crackers? Anche con i grissini, con tutto ciò che di secco abbiamo in casa. Versiamolo in una teglia da 28 cm e facciamone un bello strato alto. Prima cospargiamolo, lasciamo da parte e se volete potete mettere anche in frigo, ma non è necessario perché questo cheesecake andrà infornato. Versiamo nel bicchiere del mixer, perché prepareremo tutto con il mixer. E se non hanno il mixer come possono fare? Un frullatore andrà benissimo, ma chi è che non ha il mixer? E se non vogliono, vabbè, c'è cioè magari qualche amish, amico amish che ci segue. Bene, col passa verdure non è un problema, cioè non è che gli antichi non cucinavano. Ci saranno un po' di più, ma l'effetto sarà lo stesso. Certo, se abbiamo qualche amico amish è anche difficile che ci segua su YouTube. Pure quello è vero. Aggiungiamo qui il rimanente sale e frulliamo ben bene. Dopo aver fatto questo simpaticissimo frullatino, estrapoliamone 4 cucchiai per la decorazione del cheesecake. Quindi addizioniamo di tutti gli altri ingredienti, quindi formaggio e parmigiano, tutti gli altri ingredienti meno l'olio, ricottina, le 2 uova e frulliamo il tutto. Versiamo il contenuto e mettiamo in forno a 180 gradi per 35-40 minuti. Io il forno lo uso ventilato, quindi addiziono 2 cucchiai di olio alla mia salsa di peperoni e mescolo molto bene.
Bene, aspettiamo che il cheesecake sia pronto per ultimarlo. Ed eccolo appena sfornato il nostro cheesecake ai peperoni. La prima cosa che dovete fare è liberare i bordi dalla teglia, perché adesso lui ritirerà e io non avevo né imburrato né foderato la teglia, grande errore. Vabbè, ma non importa, mi sono ricordata comunque di staccare i bordi perché adesso lui un pochettino addensandosi farà massa e si ritirerà. Facciamolo raffreddare 10 minutini e poi mettiamo il topping. E mi è saltato un pezzo di video, ma non ho fatto altro che prendere il cheesecake, stendervi sopra il topping così al peperoncino, stenderlo con la pancia del cucchiaio e dopodiché adesso lo guarniamo con qualche fogliolina di menta. Brava, complimenti, sei una donna voilà. Che guarnisce con qualsiasi cosa. Bene, quindi basta, se siete stanchi dei soliti peperoni ripieni, fatti al forno, fritti o qualsiasi altra cosa, bene, provate questa cheesecake e fateci sapere come vi trovate. Fateci sapere che ne pensate, adesso vi lasciamo alle foto e noi ce le andiamo a pappare. A dopo, ciao! Ciao, ciao, c'è fame! Questa è una ricetta antichissima, risale sicuramente al 1200, quando i peperoni ancora non esistevano in Italia. Ma tanto è un cheesecake, quindi americano. Sì, quindi è una ricetta antichissima, mi raccomando, no, non è vero, è una ricetta di invenzione proprio di Ombretta. Ombretta pensa a queste cose, non lo so, quando sei quando in bagno. Quando apro il frigorifero, non so che cosa fare, vedo dei residui di formaggi e allora mi viene da fare un bel cheesecake. Basta residui di formaggi, prendete tutti i vostri formaggi, anche quelli ammuffiti, e fate questa cheesecake ai peperoni. No. In alternativa potete utilizzare anche la buccia di banana. Ok, una cosa, avrete storto il naso per il pan grattato sicuramente, ma vi posso assicurare che dà al cheesecake un sapore fenomenale, perché a differenza del biscottato troppo unto di burro, questo è appena unto di burro, rimane scrocchiarello in bocca ed è buonissimo. Sì, quindi provate le nostre ricette, mi raccomando, condividete questo video e se non lo fate non succede niente, ci vediamo sempre qui per la prossima ricetta. Un grande bacio a tutti e noi ci vediamo sempre con le vostre tavole. Ciao.